in base alla pelle, quindi ragazze, acqua termale o comunque qualcosa di calmante. Io sono abituata a usare l'acqua termale, poi ce ne sono un sacco in giro, veramente, quindi lì sta un po', come in ogni cosa, un po' i vostri gusti. Poi lasciate asciugare un pochettino, acqua micellare o tonico o quello che volete voi. Basta che togliete comunque sempre tutte le impurità prima di passare al make-up e liberate tutti i pori. Poi anche lì lasciate asciugare un pochettino, che in modo che il prodotto assorba bene. Poi passiamo fondotinta. Io ho usato un fondotinta liquido a base d'acqua. Potete usarli, ce ne sono di ogni tipo, in stick, in polvere, dipende sempre l'effetto che voi volete poi avere sulla ragazza e sul lavoro ovviamente che dovete fare. Correttore, anche lì, crema, stick, liquido, quello che volete. Su di lei ho usato uno di MAC, ma l'ho usato veramente in modo super leggero, perché quelli di MAC sono belli pesanti, però comunque lei diciamo che ha una pelle dove lo regge bene, non è particolarmente secca, quindi quelli di MAC vanno un po' nelle ore a tirare la pelle, quindi su di lei MAC. Cipria, io sono abituata a usare quelle, come avete visto, quelle in polvere libera, trasparenti, ce ne sono tante anche di quelle. L'unica cosa un po', l'unico scompenso delle ciprie libere, trasparenti, è che magari avete visto su internet che se fate uno shooting a volte il flash rimane bianco, l'effetto. Tipo quella di Make Up Forever, tipo quella di Kiko, che l'effetto, cioè nel senso lo metti, è bellissimo perché ti sembra veramente velluto. Consiglio sempre di usare pennello, più grande che avete, più libero che avete, più leggero, ecco, perché in modo da distribuire la cipria in modo non solo in quel punto, ma che vada uniformemente su dove la volete mettere. Comunque sono ciprie traslucide, quindi vanno sempre un po' a tenere quella naturalezza del sebo della pelle.